stele in 6 mesi. E questo mi fa ricordare quanto mi diceva il professor Bononi: se uno le ama molto, le stelle vanno a lui e non viceversa. E il caso del maestro Martini è un po' questo. Ci sono delle circostanze che veramente fanno molto pensare su questa cosa. Adesso ne racconteremo una, visto che c'è la diretta interessata qui, che è la figlia del maestro Martini, Gabriella, qui impegnata in una relazione sugli scavi che aveva fatto al Castellaro di Pieve San Lorenzo, vicino a casa sua. Siamo nel 1963 e lei parla, giovane archeologa, con pezzi da 90 seduti al tavolo che vedete in questa foto inedita, il professor Ambrosi, Romolo Formentini e niente poco di meno che il grandissimo Nino Lamboglia, a cui tutti devono per lo scavo stratigrafico in particolare. Questo è il punto che abbiamo visto di ritrovamento della stele di Casola, questo è il campo dei morti e queste sono le stele di Moncigoli. Sono stelle che vengono rese note a Ubaldo Mazzini nel 1910, giusto un anno dopo la pubblicazione di quelle di Pontevecchio, e l'ingegnere Tonelli si fa sentire, dice: ma a Moncigole, nei terreni della contessa Fantoni, sono state trovate stele simili a quelle che lei ha pubblicato. Immediatamente arriva l'autorità preposta e fanno delle indagini, però non trovano nulla nei luoghi in cui i contadini dicevano che erano uscite dal terreno, perché in realtà la contessa le aveva trovate ma poi le aveva fatte murare 3 metri d'altezza come la testa di Caprio, proprio perché, per evitare furti e danneggiamenti. Poi dopo le stele vengono smontate, vengono portate al Museo di Firenze e solo negli ultimi anni sono andate al Castello del Piegnaro. E da dove vengono esattamente le stele di Moncigoli? Beh, io mi sono innamorato di questa foto perché il luogo di ritrovamento, il punto di ritrovamento delle stele di Moncigoli, che è qua, è veramente, ha uno scenario incredibile. Questo è il Rosaro, questo è Castel dell'Aquila e questo è il pianoro su cui correva naturalmente una strada esostorica, una strada di fondovalle che c'è sempre stata e che porta poi più in alto a quello che diventerà poi dopo Fivizzano, ma poi salendo oltre Fivizzano, che cosa abbiamo? La Verrucola, con la testa della Verrucola, e di conseguenza abbiamo qua, come nella Valle del Taverone, varie tappe, ma varie tappe con di media valle, di alta valle, con ritrovamenti di stele, che sono stele di fondovalle lungo un percorso di fondovalle che noi immaginiamo esserci stato anche migliaia di anni fa. Groppoli. Come sapete, da Groppoli vengono 7 statue stele più un frammento, trovate tra il 2000 e il 2005. Guardiamo un pochino i luoghi del ritrovamento delle stele di Groppoli, che come vedete sono 5 femminili e 2 maschili. Questa è il Geriola, questo è il punto vicino al bar, questo è il punto in mezzo alla strada del ritrovamento delle stele di Groppoli. Che cosa suggerisce questa foto? Naturalmente è una foto che io debbo alla cortesia dell'Arma dei Carabinieri, che l'hanno fatta dall'elicottero, e anche alla gentilezza dell'ispettrice Manuela Paribeni, che me l'ha data, da utilizzare anche per questo discorso di statue stelle e territorio che viene fatto al Castello di Pontremoli. Due osservazioni subito. Innanzitutto che questa strada, pur non sovrapponendosi, ricalca quello che era un percorso molto molto più antico, un percorso che stava alla base dei colli, e nel punto in cui c'erano i guadi, e parlo al plurale, cioè i guado del Geriola ma anche del Mangiola vicino a Talavorno, cioè 3 chilometri prima, più Mangiola, ecco, ho gli accenti, meno male, avvisami sempre quando ho qualche accento da... Ecco. E di conseguenza c'è questo percorso antico, in prossimità dei guadi ci sono gli allineamenti delle stele. I guadi sono i punti in cui la gente deve per forza passare di lì, e proprio lì, guarda caso, ci sono gli allineamenti, proprio perché come le pievi, come le cappelle cristiane che vengono messe nei punti in cui la gente deve per forza passare,
Allo stesso modo questo concetto esisteva molto tempo prima e in punti strategici vengono posizionati gli alineamenti delle stelle. E ecco il Mangiola qua con Talavorno e San Benedetto, come sapete, da un gradino dentro quello che rimane di San Benedetto c'era questa stele. Questa stele che è interessante, anche se si vede poco, perché la posizione assomiglia tantissimo a quella di Groppoli. Siamo in un attraversamento e siamo lungo questa arteria naturale.